Signori, benvenuti e ben ritrovati. Oggi, nel video di oggi, andremo a vedere tutti i tre Kaido usciti fino ad ora su Bounty Rush. Perché 1 maggio ieri è stato il compleanno di Kaido, la creatura più forte del mondo, e hanno detto, ma sì, perché non farci un gameplay dove vediamo tutti e tre i Kaido, li svisceriamo insieme e niente, ci facciamo due pareri un po' sul personaggio. Direi che possiamo direttamente vederci in game. Eccoci qua, primo gameplay Kaido Verde Attacker. Andremo a vedere prima Kaido Verde Attacker, Kaido Blue Defender e poi andremo a vedere il Kaido Forma Ibrida. Se questo format vedo che lo apprezzate, potrei farlo anche con altri personaggi. Quindi mi raccomando, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi, supportate, insomma, fate quello che sapete fare meglio voi e niente. Allora, beh, Kaido Verde non mi aspetto molto. Sicuramente non mi aspetto molto da Kaido Verde Attacker. Però, oh, mai dire mai, mai dire mai, mai dire mai, mai dire mai. Ok, allora, manco mi ricordo i suoi tratti. LOL. Allora, adesso ci diamo una bustata, ubriacandoci, come è giusto che sia. Boh, mi è arrivata così a caso. GG. Ma riusciremo a fare qualcosa con questo PG secondo voi, raga? Boh. Grande Newgate. Grandissimo, fra. Vai danni. Beh, per aver, insomma, barba bianca extreme ci sta. Ok. Ok, dai. Belli sti danni a toro verde. Ah, giustamente, giustamente. Mamma mia, sto barba bianca. No, tu già prenditi la bandiera. Dai, non posso neanche doggiare. Buono, buono, buono. Belli sti danni, oh. No, per menare mena, eh. Per menare con la mazza è capace. Il resto fa schifo, però per menare, ok. Godurioso. Godurioso suo Esiamato. Vabbè, sto barba bianca, rega, vabbè. No, ma anche io che mi ci sono buttato, però vabbè, che potevo fare? Vabbè, mancano 20 secondi ormai. Tanto dubito che la vinciamo comunque, quindi. GG, vabbè, signori. Kaido Verde Attacker, personaggio completamente fuori meta, utile come support, questo già lo sapevamo, però. Insomma, il suo voto si riconferma esattamente. No, vabbè, peccato. C'era questo rischio che si poteva vincere di culo. Ok, direi che possiamo passare con Kaido Defender Blu. Eccoci qua, Kaido Defender Blu. Abbiamo anche un po' di rossi contro, quindi magari ci può dare qualche soddisfazione sto personaggio. Vediamo, vediamo, però sicuramente è meglio di Kaido Verde Attacker. Sicuramente, raga, sicuramente. Ok. Tra l'altro adesso lui hanno abbassato il garantito a 1000 gemme, che ci può stare, però. Visto i personaggi che usciranno adesso, poi vabbè, non è, ripeto, il Kaido Defender Blu di una volta. È calato molto anche lui come ex, calato tantissimo, calato tantissimo. Diciamo che non è mai emerso poi come si deve come personaggio lui, tra l'altro, tra l'altro. Comunque, ok, prendiamoci la flag e ci fuliamo le bandiere. Sta skill che piglia da lontano, bellissima.
Diciamo che Kaido Defender Blue è stata la base per rendere rotto Newgate, questo sicuro. Di questo ne sono più che certo. Oh, GG. Tankare, tanca, eh. Il PG è capace di tankare, eh. Se non c'hai verdi contro, è tranquillamente capace di tankare. Godo. Vediamo se posso godere ancora. Mi piglio la terza. Oh, tra l'altro, per il momento abbiamo anche l'MVP, signori. Attenzione. Ok. Allora, Roger. Big Mom, Big Mom. Ci hai provato con il Kaido sbagliato. Tra l'altro, il set skill 1 su di lui funziona benissimo. Perché la spammo letteralmente sta skill. GG. Anche se qua le sto un po' prendendo, però ci sta, eh. Ci sta. Due Big Mom non sono da sottovalutare sicuramente. Ok, godo. Qua siamo sicuramente a rischio, però. Godo, mamma mia, godo. Oh, questa partita, raga, sta andando bene, eh. Maledetto Roger, maledetto Roger, maledetto Roger. No, minchia. Minchia, 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 minchia. Minchia, 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 minchia. Vabbè, anche qua ormai mancano 20 secondi, no? Proprio senso che aspetti. Vabbè, GG, bello comunque, bello Kaido Blue, eh. È sfizioso, non è rotto, non è rotto, però se vuoi giusto un po' divertirti con qualcosa di differente, ci sta, eh. Ci sta. Non mi dire che Franky ce la rimonta, non mi dire, fa grandissimo Franky, GG, GG Franky, GG, GG Franky, GG. Ok, direi che possiamo passare con il prossimo showcase, Kaido Runner X. Let's go. Ed eccoci qua con la ciliegina sulla torta, Kaido Verde Runner Extreme. Non è più il Kaido Verde Runner di una volta, è un po' calato. Più che altro, non è che ha qualcosa lui. Sono gli altri personaggi che sono usciti ad essere più forti, più completi, perché tipo Roger e Claw a livello di runner sono oggettivamente migliori, cioè sono veramente tanti, cioè più avanti rispetto a lui. Lui c'ha tanti counter, quindi ha sofferto un po' questa cosa come personaggio, però per il resto, signori, non fa schifo, eh. È buonissimo, però per dire no, è uscito il banner di adesso, ha senso pullarci con la roba che deve uscire. Poi se il tuo personaggio proprio preferito, preferito è Kaido, posso capire, però per il resto non si pullerà, cioè vedi, poi ti piomba Roger, ti piglia così, però no, lasciala a me, bravo, bravo che ti sei spostato. Godo che non mi ha preso. Ok. Minchia, 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 minchia. Beh, questa gliela frego lo stesso. No. Maledetto. Minchia, Zoro, minchia. Zoro lo soffre veramente un botto, eh. Zoro. Poi, beh, comunque ti infligge anche il recovery block, sta cosa è buona. Skill 2 invincibile. Le qualità ce le ha, eh. Poi, oh, si teletrasporta bandiera un'altra, è buono da avere. Eh sì, questa me la piglio, Roger. Godo. Mamma mia, Barba Bianca, ma sei un god. Sei un god. Io approfitto per prendermi questa qua. Il 5 a 0 è reale? Mi stai dicendo che il 5 a 0 è reale? Dai,
Mamma mia, vabbè, meno male che l'avevo pure doggiato, ma va bene. No, questa la lascio. Questa qua vedo di non lasciargliela. Godo, godo. Godo, godo, godo. Runner è ancora un buon PG, eh. È ancora un buon PG. Sono sicuro che quelli che lo giocano assiduamente fanno ancora grandi cose con questo personaggio. Anzi, signori, il video di oggi si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuto, abbiate apprezzato. Commentate voi su cosa ne pensate dei vari Kaido nel gioco, soprattutto vabbè, di quelli due Extreme, perché quello verde Attacker si sa. E noi ci vediamo con il prossimo video, magari live, chi lo sa. E niente, alla prossima e ciao ragazzuoli.